Natale si sta avvicinando e non avete idea del regalo da fare ai vostri amici o parenti? Avete un budget in mente e volete optare per una soluzione che si addice perfettamente alle vostre esigenze economiche? E se così fosse, come potrete sorprendere il destinatario del dono con un pensiero differente dal solito? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Avete mai sentito parlare di Mystery Box? Se così non fosse, questi articoli, in voga in vendita su piattaforme tipo eBay o Amazon, nascondono al loro interno una varietà assortita di accessori a seconda della categoria preferita. Per farla breve, se sceglierete una mystery, qualunque sia il tema che andrete a selezionare, vi verrà recapitato a casa uno scatolone, una busta o un contenitore qualsiasi con vari prodotti che potrete utilizzare come meglio crederete. E come potrebbero mancare delle bag a tema giochi di carte collezionabili? A tal proposito, i signori della fumetteria aquilana Loop Games si sono messi all'opera ideando e realizzando le loro personali mystery che analizzeremo più nel dettaglio in questo video dedicato. Gli articoli in questione vedranno differenti fasce di prezzo e le prenderemo in esame una alla volta, in ordine crescente di costo dal più basso a quello più alto, lasciando come ciliegina sulla torta una piccola chicca che è stata preparata per andare ulteriormente incontro alle esigenze del cliente. In più, per ogni pacchetto andremo a stilare anche un piccolo resoconto del valore reale confrontandolo con il prezzo di vendita. Ed ora scopriamo assieme cosa conterranno le mystery bag targate Loop Games. Andiamo a dargli un'occhiata. La Poke Mystery, dal costo di 10 euro, vedrà la presenza di una bustina casuale di espansione del gioco di carte collezionabili, carte singole reverse o holofoil, una carta che potrà avere un grado di rarità pari o superiore all'ultra raro ed un'eventuale carta gradata casuale, non garantita, che potrà essere trovata solo dai più fortunati. Notate bene, questa che abbiamo appena menzionato sarà la composizione di base, ma l'assemblaggio avverrà in modo del tutto casuale, con la garanzia che il contenuto interno eguaglierà almeno lo stesso valore della bag. Ciò starà a significare che se la comprerete potrete trovare due bustine al posto di una, senza la presenza di carte sfuse, o solo queste ultime seguite da una carta Pokémon V o VMAX, o addirittura una carta Jumbo, con accessori vari tipo spille o altro proveniente dal lato merchandising che accompagneranno una gradata. Insomma, cosa vi troverete all'interno resterà un mistero fino a che non la aprirete. Ma vediamo nello specifico cosa ho trovato nella mia. Aprendo la Poke Mystery, il suo contenuto mi ha fornito un set di 4 carte assortite reverse ed una holofoil, una carta allenatore di Adamant di rarità Rainbow Secret, una bustina di espansione di Tempesta Argentata ed una spilla raffigurante Squirtle proveniente dall'omonimo set di Pokémon Go. Niente male come pull! Ma in soldoni, calcolando che ho speso 10 euro, quanto è stato in effetti il valore restituito dalla Poke Mystery una volta aperta? Scopriamolo assieme attraverso una semplice operazione matematica. Partendo dal dato certo, che è il costo della bag, avendo trovato le 5 carte sfuse dal valore complessivo di 2,31 euro, Adamant Rainbow Foil dal valore di 4,70 euro, la bustina di espansione che al pubblico viene venduta ad un prezzo indicativo di 6 euro e la spilla di Squirtle che si potrà reperire dal mercato secondario ad un prezzo che si aggirerà attorno ai 4 euro, sommando il tutto avremo un complessivo di 17,01 euro, al quale dovremo sottrarre i 10 euro di costo con una differenza positiva di 7,01 euro. Di certo un buon acquisto, soprattutto se vorrete fare una bella figura con chi il regalo lo riceverà
e da come abbiamo visto il contenuto, sono sicuro non deluderà le aspettative. Vista la poké, andiamo ora a prendere in considerazione l'unico pacchetto che avrà una durata limitata di tempo. Infatti potrete ordinarlo solamente per il periodo natalizio. La Mega Mystery, dal valore di 50 euro, conterrà al suo interno una carta gradata garantita. Ma come, Arconte? Solo una carta gradata? Ebbene, in un mondo dove oramai si ipotecano a garanzia di mutuo anche i Charizard di prima edizione per comprare casa, niente attualmente rappresenta un titolo al portatore più di una carta gradata. E trovarne una all'interno di una mystery, garantita poi, di sicuro non rappresenterà un malus, ma un bonus, calcolando anche che il semplice costo di gradazione si aggira attorno ai 15 euro con grad, se volete fare tutto in casa. Ma come è stato per la poké, vediamo assieme cosa ho trovato all'interno della mega. Una volta aperta la busta, questo articolo mi ha dato la possibilità di entrare in possesso di un Aerodactyl Bustar Gem Mint, edizione giapponese. E con mia grande sorpresa ho anche ricevuto uno stand creato in stampa 3D con fondo antiscivolo e nome personalizzato della fumetteria ad adornare il tutto. L'ho trovato personalmente un accessorio utilissimo per mostrare al meglio ed in modo elegante l'articolo di valore che questa mystery mi ha riservato. E come è stato per la poké, anche in questo caso, facciamo un paio di calcoli. Tenendo sempre a mente il costo della bag, avendo trovato un Aerodactyl gradato 10 con un valore che si aggira attorno ai 60 euro e uno stand realizzato in stampa 3D che di solito si trova in mercato a 10 euro di valore medio, sommando il tutto avremo un complessivo di 70 euro, al quale dovremo sottrarre i 50 euro di costo con una differenza positiva di 20 euro. Con la Mega Mystery di sicuro il vostro sarà un regalo più che gradito, dato che il valore reale del contenuto sarà una specie di investimento per il futuro. Volevo porre l'accento sul fatto che questa bag potrà essere richiesta solo per il periodo natalizio e quindi avrà una duratura limitata, perciò affrettatevi e richiedete al più presto la vostra copia personale. Ed ora passiamo al terzo ed ultimo pacchetto, che sarà quello che più si adatterà alle esigenze economiche di chi lo richiederà. Il motivo risiederà principalmente nel fatto che starà a voi fornire un budget. Al resto penseranno i signori di Loop Games. Nel mio caso, nello specifico, infatti, ho fornito un valore di 70 euro, richiedendo una bag personalizzata. Una volta terminato l'assemblaggio, sono stato contattato e recandomi sul posto ho notato la targhetta con il nome del canale accompagnato dagli auguri di Buon Natale. Ma vediamo una volta arrivato a casa cosa ho trovato al suo interno. Nella Christmas Bag Master Mystery, dal valore impostato personalmente a 70 euro, ho trovato un pocket portfolio della Ultra Pro a 4 tasche, uno showcase di Pikachu V contenente l'omonima carta promo e 3 pacchetti di espansione del gioco di carte collezionabili, una tin da collezione di Slowbro di Galar V contenente, oltre alla carta Pokémon, anche 4 bustine di espansione per il TCG ed infine un deck box della Ultra Pro raffigurante Lucario, utile per custodire al suo interno uno dei miei mazzi. E come è stato per la poké prima e per la mega poi, anche per la master buttiamo giù qualche numero. Tenendo conto del costo che ho impostato personalmente, avendo trovato un portfolio a 4 tasche dal costo indicativo di 15 euro, uno showcase di Pikachu V dal costo indicativo di 25 euro, una tin da collezione Slowbro di Galar V dal costo indicativo di 30 euro e un deck box della Ultra Pro di Lucario dal costo indicativo di 8 euro, all'interno della Mystery ho ottenuto articoli per un valore complessivo di 78 euro, al quale dovrò sottrarre i 70 euro di costo con una differenza positiva di 8 euro.
Per i valori che ho menzionato nel video, mi sono affidato ai siti web eBay, CarTrader, CarMarket e diversi negozi online, tra i quali anche Fantasia. Di sicuro le varie bag che abbiamo trattato in questo contenuto rappresenteranno un dono che sono sicuro sarà più che apprezzato. Per maggiori informazioni su spedizioni, personalizzazioni, domande o se vorrete semplicemente saperne di più, in descrizione vi lascerò i link alla pagina Facebook e al profilo Instagram di Loop Games, così potrete contattarli attraverso un messaggio privato in modo tale da creare un pacchetto fatto su misura per voi e allo stesso tempo per coloro che riceveranno la Mystery. E voi, quali di questi tre pacchetti regalerete per Natale? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.